Cosa dobbiamo fare a mezzanotte in una foresta? Stai zitto che stiamo per organizzare un bellissimo rituale per evocare il dio dei biscotti. Ma perché il dio dei biscotti? E minchia, tenevo voglia di biscotti, solo che sono andato al negozio e erano finiti i mandistelle. Che cacchio vogliamo fare? Prima di tutto dobbiamo accendere il fuoco. Luigi, piglia il lanciafiamme prima che lo uso contro di te. Forza, dai fuoco al falò. Roberto non è pericoloso, t'ho detto dai fuoco al falò! Subito! Mi raccomando, non rompere la sacra zucca! Questa è la cosa più importante del rituale. La torcia non era di qualità. Vabbè, il fuoco è acceso, mettete la zucca sopra! Veloci! No, me la stai attento. Cioè, ma questo deve crepare, non è che lo faccio crepare io, crepa da solo. Gianfranco, spostati! Adesso mettiamo la zucca e Luigi si fotte. E adesso aspettiamo il dio dei biscotti. A me sembra che non sta succedendo niente. Oddio, è lui! Mi sono sporcato tutti i vestiti! È lui! Il dio dei biscotti! Ma quello chi cazzo è? Ma lui, allora è lui che mi ha sporcato i vestiti. Sì, però non lo ammazzare, che mo ci dai biscotti. Gianfranco, mi hai sporcato i vestiti, pezzo di merda. Puh! Non passa niente, mi hai sporcato i vestiti, io me ne vado. Vaffanculo. Il mio braccio, aia. Oh cacchio, svegliati! Con una tromba lo vuoi svegliare? E come lo sveglio? Tu non usi la sveglia, non ce l'ho, io uso la tromba. Ma è morto. Prego, riprenditi. Oddio, si è ripreso. Siamo scappati da quel coso. Quello non è il dio dei biscotti, quello è il dio della distruzione. Non ti preoccupare, che è il dio dei biscotti. Madò. Oh, ma quest'albero è un po' strano. Stiamo distruggendo a Gennaro Sirened, andiamocene. Esatto, andiamo via, via. Ma perché tutti quanti che mi vedono scappano? Che cosa? Sono bruttissima allora. Eccolo! L'abbiamo trovato! Roberto, sei sicuro che ti puoi avvicinare a quella cosa? Sì, lui è il dio dei biscotti. Che cosa volete? Altrimenti vi ammazzo. Ammazzo tutti io. Ammazzo pure quelli che non stanno qua. Ok, allora tu sei il dio dei biscotti. No, io sono il demonio. Me l'abbiamo sbagliato il rituale. Ma Peppe, che cacchio di litto. Ma hai preso il libro per evocare il dio dei biscotti? Mi sa che abbiamo evocato Satana. Esatto, io quindi non ho biscotti. Ma quindi mi stai dicendo che io non avrò i miei biscotti? No. Non volete dare i biscotti a Roberto? Io ho paura, me ne vado, vi lascio stare. Mi state dicendo che quello non era il dio dei biscotti? Certo che era lui, è in pensione. Ok, allora ammazzo. E basta, te li compro io i biscotti. Con i tuoi soldi. Quanti ne vuoi? 10 pacchi. Wow, quanti biscotti avete comprato? Ma dovete fare una festa? No. Comunque sono 70 euro. Porca di quella miseria. Sì, biscotti! Biscotti! Peppe, Roberto ha avuto i biscotti. Che ne dici se noi ci andiamo a fare una pizza? Con quali soldi? Che devo pagare 80.000 pacchi di biscotti. Allora me la vado a fare da solo. Carto contanti. Ho dimenticato il portafoglio. Mela mi venga a fare la pizza. Me li paghi tu i biscotti. Col cazzo, se vuoi ti do un pacco. Mai toccare i miei biscotti. Se no li finisco di mangiare. Minchia, come cacchio si aprono sti pacchi?